bentornati nel mio canale, o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra Klepto Addicted. Allora, ragazzi, nello scorso episodio abbiamo assistito al fidanzamento, come potete vedere anche dal qua, ecco. Sì, vogliamo partecipare un attimo al fidanzamento tra il nostro Leo, primogenito ovviamente di Jacopino e Ilaria Valentini, e la nostra Cristina Caruso, che sono venuti a vivere qui in questa casetta ben prima della proposta di matrimonio. E quindi sì, per il momento il matrimonio ancora non ci sarà, ragazzi, però intanto in questo primo giorno volevo partecipare appunto al nuovo lavoro del nostro Leo, il primo giorno. Il dovere chiama, il mondo è una fogna senza fine di infamia e crimine, ed è il momento che Leonardo ne bonifichi buona parte. Sembra un compito disgustoso, vuoi unirti a lui o preferisci che lavori per conto proprio? Direi, ragazzi, di partecipare e vediamo un po' come se la cava il nostro Leo durante il suo primo giorno. La forza di polizia ti dà il benvenuto. È ora di iniziare a lottare contro il crimine. Come prima cosa, usa un computer per ottenere un'assegnazione a un caso. Ok, guardate che fai col nostro Leo nella sua divisa. Bellissimo, ragazzi. Allora, dunque, ottieni l'assegnazione a un caso, quindi computer alla mano, per favore. E otteniamo questa assegnazione a un caso, perché è fondamentale. Vediamo un po'. Come collega abbiamo Martina Alberghini. Wow! Chissà se papà Maurizio approva, ma soprattutto mamma Daniela. Ok, questo è il capo, l'agente. Fermi tutti. Tecnico, volevo vedere se c'era qualcuno, a parte Martina. Se conoscevamo, ecco, qualcun altro di, no? Fra virgolette, importante. Non mi sembra. Certo, ragazzi, voglio dire, la maggior parte tutti in età non proprio da lavoro, però vabbè, dettagli. Allora, dunque, mamma mia, il primo giorno di lavoro, caro, sei emozionato! Lo sono io per te. Allora, dunque, vai, ottieni l'assegnazione a un caso, il tuo primo obiettivo. Il lavoro terminerà alle 18, ragazzi, vorrei cercare di, come dire, darmi da fare. Assisti a un'indagine in una scena del crimine. Prima di gestire un tuo caso, dovrai imparare le fondamenta. Inizierai assistendo un detective veterano durante un'indagine sulla scena del crimine. Per raggiungere quest'ultima, usa la mappa criminale. Va bene, caro. Allora andiamo alla mappa. E a questo punto, ragazzi, ovviamente raggiungiamo la scena del crimine. Scena del crimine. Nella scena del crimine puoi trovare indizi che ti aiuteranno a localizzare un sospetto. Indaga sugli oggetti danneggiati o rubati e cerca indizi sul terreno nei dintorni per trovare altre prove. Inoltre, parla con i testimoni per ottenere un rapporto su quel che è successo. Quindi, ragazzi, il primo giorno di lavoro del nostro Leo ha ufficialmente inizio. Però, prima di iniziare, e vedo già qualcuno col cuore spezzato qua giù, ma che è successo? Che cosa è successo? Scusi, testimone, eccolo qua. Prima dicevo di iniziare effettivamente l'episodio, perché comunque questo episodio sarà sul lavoro di Leo e se riesco anche su quello di Cristina. Io, ragazzi, volevo augurarvi veramente di cuore delle buone feste, perché oggi è domenica 23, quindi comunque da domani si inizia a festeggiare. Io adoro il Natale, quindi per me è un periodo bellissimo dell'anno, però so e mi rendo conto che per molti magari non lo è o che comunque molte persone non amano molto il Natale. E io spero comunque di riuscire a farvi compagnia comunque con i miei video, ragazzi. A prescindere, insomma. Comunque, al di là di tutto, io vi auguro veramente buone feste a voi, alle vostre famiglie, alle persone comunque che più amate. E niente, iniziamo. Quindi, scatta foto della scena del crimine, dobbiamo farne 3, ottenere un rapporto a un testimone 1, raccogli indizi sulla scena del crimine 5. Io direi di ottenere subito il rapporto. Allora, prima di tutto, guarda, io secondo me lui fa una presentazione garbata, ragazzi, perché io lo vedo. Leo è un tipo, come dire, molto educato. Vai, caro. Ecco un'altra, Candy.
Candy, sei una testimone, eccola là, è una testimone anche lei. Su. Allora, salve. Su, su. Può presentare? Scusi, galante, fare una presentazione allegra all'altissimo, ok. Sì, salve. Ma quale abilità ha imparato? Vabbè, ragazzo, oggi è il giorno della nuova abilità. Allora, mi dica, com'è andata? Beh, ero andato da quella parte e a un certo punto ho visto qualcuno che svuotava un cassettone. Bene, ok. Perfetto, allora dobbiamo andare sulla scena del crimine, caro. Questo chi è? Uno incacchia... Ma questo, ragazzi, è Davide. Colui che potrebbe diventare il futuro. Stefano ha fornito un resoconto di quel che ha visto. Il futuro, come dire, no? Compagno della nostra Giorgia. Allora vai, cerca indizi. Leo, per favore, prima di domani. Cerchiamo gli indizi e poi scattiamo le foto, dai. Ah, io sì che ne so una più del no, vabbè, di nessuno, vai. Qua ci sarà qualcosa, caro? Ma neanche per il pe... Fermi tutti. Che è sto coso qua? Oh, scatta una foto della prova. Ah, benissimo, poi. Vieni qua, caro. Non credo dovremmo trovare altre cose all'esterno, però mai dire mai, vai. Non mi sembra. Vorrei effettivamente. Cerca indizi anche qua. Prima di entrare, non si sa mai, caro. Che bella casa, ragazzi. Forza, su. No, guarda, non è il momento adesso di farci una chiacchierata. Capisco che sono stato molto gentile, però tu sei a disagio. Puoi causarlo anche a me un disagio perché dobbiamo lavorare. Quindi, come posso dire, diamoci una mossa. Vai, cerca indizi, caro. Signora, la prego, non rompa le pere. Allora, trovato qualcosa? Per il momento sembra di no. Prova a venire qui. Cerca indizi qui. La prossima volta ti porti qualcosa da mangiare da casa. Allora, volevo provare a vedere una cosa. No, non mi sembra. Fermi. Questo. Qua c'è qualcosa, ragazzi, col joystick a volte. Ok. Scatta una foto. Sì, va bene, Giovanni, ti prego, non è il momento. Stiamo lavorando. Allora, fermo, fermo, perché obiettivamente bisogna raccogliere anche un campione di prova. Io sono sempre la solita furba. Vai qua. E a sto punto torna anche qua. Raccogli anche questo, caro, perché... Raccogli un campione di prova. Vai, vai, vai. Corri, corri, corri. E poi cerca indizi qui. Dai, dai, possiamo farcela. Poi cercheremo indizi anche all'esterno. Mai dire mai. Ah, fermi tutti, fermi tutti. Raccogli un campione di prova, vai. Bravissimo, vieni qua. Cerca indizi qua. Oh, santa Peppa. Scatta una foto della prova. Ragazzi, questi sì che sono indizi, voglio dire. Arsenio, ti prego. Non è il momento, tuo nipote sta lavorando. Capisco che il fatto che sia un poliziotto non, proprio non sia entusiasmante, però... Vai, cerca indizi qua, caro. Io ero venuta qui solo per bere un cappuccino e chiedere in prestito un libro, capisce? È stato così traumatico, sono traumatizzata. Va bene, se abbiamo capito, tesoro. E sei pure incacchiata, perché voglio dire, da come sembra, più che traumatizzata. Allora, vai. Qui non sembra esserci nulla di interessante. Questa è disperata. Proviamo a vedere qua. Cerca indizi, caro. Candy, ci nascondi qualcosa? Eh? Ah ah! Candy? Vai, raccogli, interrogala che questa... Questa qua mi puzza a me. Oh, perfetto. Torna alla stazione di polizia. Ilaria, stanno chiamando tutti! Capisco che siete interessati a capire come va il primo giorno, pure Jacopino.
Per favore, basta, basta. Quindi, ragazzi, torniamo alla stazione di polizia perché sicuramente dovremo occuparci delle analisi. Dopo aver raccolto delle prove sulla scena del crimine, è il momento di iniziare a localizzare un sospetto. Usa l'analizzatore chimico e il computer per valutare le prove trovate sulla scena del crimine. È possibile che tu scopra informazioni su chi ha commesso il crimine. Quindi usiamo l'analizzatore chimico, ragazzi, e analizziamo le prove. Vai! Vai, vai, Leo! Siamo tutti con te. Oh! Guardatelo, ragazzi, già al lavoro sembra ieri che mi gattonava in giro per casa. Sempre qui a Willow Creek, vi ricordate? E invece adesso è già un caporale. Vai così, tesoro, dammi una gioia, regalami una gioia. Dai che non lavorerai ancora per molto. Oh, bel lavoro! L'analisi delle prove raccolte sulla scena del crimine ti permette di scoprire indizi sul sospetto. Quando gestirai un tuo caso, dovrai analizzare molte prove prima di trovare il sospetto. Per ora, usa un computer per archiviare le prove sulla scena del crimine in modo che il detective senior possa prendere il tuo posto. Ok, perfetto. Archivia le prove della scena del crimine su un computer. Perfetto, caro mio. Direi che puoi farlo da qui. Vai, archivia le prove. Leo, quando vuoi, ma preferibilmente prima della fine del turno, perché sai, non è che stiamo qua tutti i giorni. Notare, ragazzi, che lui è un solitario, quindi oltre ad aver regalato un solitario alla fidanzata, è anche lui un solitario. Ah ah ah, pessime battute, però, per dire, cerca di avere un figlio, sì, per i tratti dell'occhio, no? Bel lavoro, le prove che hai trovato saranno utili ai detective che gestiscono il caso. Quando avrai un tuo caso, dovrai occuparti personalmente delle prove. Domani imparerai quali sono i passi successivi in un caso. Ora dedica del tempo ad aiutare a processare dei criminali qui alla stazione. Perfetto. Già il giorno di vacanza? No, non è da te, caro, prenderti un giorno di vacanza, però costruire un pupazzo di neve, perché no? Allora, prendi le impronte digitali dei criminali nella postazione di imputazione. Perquisisci e scatta foto segnaletiche. Chi abbiamo qua? Allora, a parte D'Artagnan, no. Oddio, ragazzi, pensavo fosse. Ecco, no, non è lei, non è lei. Allora, sì. Ray, iniziamo da te, dai. Direi che non dobbiamo fare proprio, no? Vieni a prendere le impronte digitali, caro. È inutile fare una presentazione perché, ragazzi, lui sì, è educato, gentile, tutto quello che volete, però vi ricordo che ha un'avversione particolare per i criminali, proprio perché tra la madre e il nonno, insomma, avete capito. Quindi, tesoro, non lo so. Sei andato a casa prima per uno spuntino? Capisco che hai fame, ma datti una mossa. Avanti, esci dalla cella. Va bene, ok, abbiamo capito. Le impronte digitali, caro, su. Ok. Perquisisci il sospetto, ovviamente il nostro Ray. E poi scatta una bella foto segnaletica, guarda che è la morte sua. No, fermi tutti, scusami, cosa hai trovato in tasca di Ray? Non voglio sapere cosa ci deve fare con quella cosa, veramente. Cucinare il tacchino, non credo. Giocattoletti, ma l'avete perquisito prima di metterlo in cella, ragazzi? Io non lo so, vabbè. Forza, foto segnaletica e chiudiamo qua la giornata, su. Caro, io mi darei una mossa. Quando fanno così, ragazzi, ti viene veramente voglia di fargli del male fisico. Allora, Leo. Leo, per favore. Grazie. Dove va lei? Scusi, sa che dobbiamo farle una foto. Ma che cosa Cappero sta facendo? Ragazzi, perché? 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 Ah, oh, santa Peppa, ragazzi. Vabbè, oggi Leonardo ha svolto un lavoro buono. I cittadini della comunità apprezzeranno sicuramente il suo desiderio di proteggere e servire. Va bene, 342 simoleon, ragazzi, non male.
Direi che a questo punto torniamo a casa e proviamo a vedere un attimino come sta messa la nostra Cristina. Così, ragazzi, il nostro, dopo aver terminato il suo orario lavorativo, viene qua a San Maisciuno perché la sua bella gli ha detto: "Guarda, ma io sono qui, sto cercando di dedicarmi alla pittura. Che dici, perché non mi raggiungi e vieni qua pure tu? Che è sto coso?" "Ma tesoro, ti stai vendendo il tuo diario? Tesoro, ma che cacchio fai?" "Ma no, ragazzi, cioè io sono sconvolta. Cosa cappero fai? Perché vendi il tuo diario?" "No, vabbè. Avessi problemi economici, potrei anche capire, ma ragazzi, io sono sconvolta, vi giuro." Sì, le ha detto: "Raggiungimi qui, così puoi mangiare qualcosa. Senti, ti prego, vieni a parlare con tua madre, perché secondo me non sta bene. Vieni qui e abbracciala, mamma, ma sto bene? Si è ghiacciato il cervello, con questa nevicata?" Perché io lo domanderei, guarda un po'. "Mamma, tesoro, ma cosa ci fai qui? Ma cosa ci fai tu qui? Cioè, davvero, mamma, ti prego, dimmelo, che ci fai qui?" "Oh, tesoro, non devi preoccuparti di tua madre. Ti ricordo che bagnavi il letto fino a non molto tempo fa." Insomma, tesoro, non esageriamo. "Tu dici a me per cena?" "No, caro, non è il momento." "Mamma, ma cosa dici? Ti prego, poi dillo a bassa voce." "Oh, senti, non voglio far scoppiare una guerra, ma papà sa che sei qui. Sembri, non voglio dirtelo, ma una senza tetto. Tra poco ci manca solo che frughi nell'immondizia. Tesoro, chi ti dice che da no la neve non ha dato al cervello a tua madre, capisci? Eh? Voglio rendermi utile per la mia famiglia, quindi..." Lui dice: "Mamma, sì, ho capito, ma cosa stai facendo?" "Ma è semplice, no? Sto piazzando tutte le mie pietre preziose." "Mamma, ti prego, ora sono un poliziotto." "Oh, son via, cosa c'è di male?" "Niente, tesoro. Con una bella giornata di sole come questa, mamma, sono le 8 passate." "Ma stai bene?" "Ma certo, tesoro. Ora, solo perché stai leggendo il manuale del bravo poliziotto, devi venire a rompere le pere a tua madre, eh?" In effetti, caro, ha ragione. "Tu non preoccuparti, piuttosto sembri dimagrito, ma stai mangiando. Vorremmo, ma il chiosco è chiuso qua. Non c'è un'anima proprio, ma vabbè. Speriamo aprirà presto. Rimani con tu..." Cioè, più che altro è lui. "Senta, scusi, non voglio farmi gli affari suoi, eh? Proprio con tutta calma, caro signor Vatore, ma..." Oh, perfetto, forse ce la stiamo facendo. Nel frattempo, la nostra va alla grande e notare, ragazzi. Io qui, vabbè, ho allestito un po'. Ho messo altri cavalletti. Qui ho messo un paio di computer. Ma Arsenio, bello mio? Ah, ma c'è nonno Arsenio che ti sta dando lezioni. Quindi questa era una cosa organizzata. Bene, mi fa molto piacere. Mamma, sì, ora mangio qualcosa. Però ti prego, smettila. Ora sono un poliziotto. Non posso vedere che fai queste cose. Chi vuole acquistare pietre preziose? Va bene, caro, come non detto. Ah, nella mia vita avrò molti giorni di pioggia per colpa tua, mamma. Me ne hai avuti molti finora, caro, quindi non dovresti, come dire, sorprenderti. Allora, dunque, intanto la nostra qua si può dire che ha finito. Mamma mia, sempre sti spettacoli, ragazzi. Guarda, vendilo a un collezionista, perché io non lo vorrei in casa quel coso, però vabbè. Allora, dunque, potresti... Ecco, continua il murale. Devi dipingere un murale per un paio di ore. Sei un osso duro. Oh, 25% di sconto. Sei fiducioso? Io che tua madre smetterà di far danni, no. Ordina del cibo scontato. Vediamo un po'. Ma sì, ordina questo, dai, il più costoso, vai. Dare quella che si vende tra un po' pure casa sua, va bene. Povero Leo, ragazzi. Nonostante abbia, come dire, lasciato il tetto, deve ancora subire le stravaganze di sua madre. Lo so, caro, mangia, consolati così. Intanto qua, come sta andando, tesoro? Vabbè, devi dipingere un murale per 2 ore, quindi c'è tempo, ce ne vuole. Allora,
Volevo proprio dedicarmi, ragazzi, al lavoro perché diciamo che a parte la carriera di scienziato, in passato quella di poliziotto e quella di medico risultavano buggate. Ora, quella di scienziato, per chi segue la Not So Bad Challenge, l'abbiamo fatta con la prima generazione, quindi con Milton. Però, ragazzi, voglio dire, sarà un piacere rivederla con Tommaso. Congratulazioni, Leonardo ha compiuto i primi passi nel suo viaggio culinario attraverso la città. Consumare del cibo cittadino sblocca la capacità di cucinarlo. Esistono altri 26 ricette da imparare, esce prova dell'altro cibo. Ok. Dovresti anche andare in bagno, caro. Quindi vai, usa il bagno perché direi che c'è urgenza. E poi potresti venire qui ad osservare le opere. Vai, vai. Lei con questo look molto sobrio è la prima cosa che ha trovato nell'armadio. Ma che è, Capodanno? Vabbè. Raggiunto il livello 4 di pittura. Mi fa tanto piacere per te, tesoro. Come sta andando? Oh, un'altra oretta, dai, un'altra oretta. Per lui, ovviamente, ragazzi, questa non è arte, eh. Cioè, sono atti vandalici. Conoscendo Leonardo, però vabbè. Sopporta per amor. Vai su. Arsenio che se ne va in giro. Arsenio, bello di casa. Torna, torna a casa tua, va, che, come dire, è il caso. Oh, diciamo che non capisco molto di arte. No, non ci capisci una ceppa, a dire il vero. Livello 5, ok. Mentre tu sei qui che ammiri l'arte, oh, lei ha finito. E quindi, cara, basta, vai su. Perché mentre tu verrai qui a scrivere, quindi vai ad esercitarti, lui viene qui, ovviamente, ragazzi, deve un attimino, no? Ecco, farsi una partitina perché il divertimento. Sì, è vero che con le opere d'arte aumenta, però, insomma. Cara, stiamo andando? Oh, ecco, ti prego, tesoro, vai. Ma scusami, Daniela, pure tu la prima cosa che hai proprio preso dall'armadio, vedo, eh? Complimenti, cara. Complimenti. Beh, certo, chi è che non va al museo conciata così? Mi pare ovvio. Allora, dunque, bene. Bisogna scrivere per 3 ore, ragazzi. Quindi io le passerà la notte qua, praticamente, sta poveraccia. E lui con lei, voglio dire, quindi, caro, muoviti, dai. Vieni qui, riprenditi un po', tanto vai al lavoro fra 3 giorni, quindi aumentiamo un po' il nostro divertimento e poi volevo approfittarne, ragazzi, per costruire questo pupazzo di neve. Ma in realtà volevo però costruirlo, a casa. Sì, il loro primo pupazzo di neve insieme, quindi se la nostra ragazzuola si dà una mossa, potremmo anche farcela. Ma com'è possibile che da mezzanotte, ragazzi, non è passata neanche un'ora? Ah, adesso un'ora, ok, va bene, come ti pare. Lei ha disagio, ragazzi, ma deve resistere perché a casa non abbiamo ancora il computer. Volevo mettere da parte un po' più di soldi, ecco. Giorno dell'abilità ha avuto successo. Ok, perfetto, vai. E devo dire, ragazzi, che obiettivamente è stato molto utile perché lei ha raggiunto già il livello 4 di pittura, che non è male. Livello 2 dell'abilità di scrittura, però ancora solo un'ora fatta. Alle 3 e un quarto dovevano essere 2 ore, ragazzi. Ma come lo calcola il tempo il gioco? Vabbè. Comunque alle 4 passate dovrebbe farcela. Quindi ti prego, cara, sei energica, resta così, non mollare. E ovviamente, ragazzi, poi negli episodi seguenti, volevo dirvi questo, mazza pure questo, ragazzi, guardatelo. Ma è una serata importante, non lo so, vabbè. Dicevo, negli episodi successivi, ragazzi, quando verremo in casa di Leo e della nostra Cristina, ovviamente, oh, perfetta, hai lavorato. Andiamocene a casa perché è proprio il caso, scusa il gioco di parole. Vai a casa e anche tu, tesoro, smettila.
Nell'episodio seguente, ragazzi, volevo darmi da fare anche con le aspirazioni. Perché lui deve andare a un appuntamento con lei. E lei, vabbè, la casa, ragazzi, ci lavoreremo col tempo. Possedere 15 opere d'arte, quindi... E quindi, ragazzi, direi che con il nostro Leo distrutto e la nostra Cristina, anche lei, direi abbastanza a pezzi. Magari tu, cara, vattene in bagno perché... Ecco, Cristina guadagnando 107 simoleon. Vabbè, meglio di niente, cara, meglio di niente. Beh, lavoro fra 53 minuti, quindi lavorerai da casa di nuovo. Direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Tu vai a lavorare fra 3 giorni, quindi chi se ne frega, vieni a dormire. E dicevo prima, ragazzi, che vorrei lavorare sulle loro aspirazioni. Quindi dovrò acquistare comunque delle opere d'arte, piano piano, quando comunque... lei avrà più, cioè loro avranno più fondi. Perché non voglio sperperare tutti i simoleon guadagnati con il sudore della fronte. Quindi, ragazzi, se l'episodio vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale. Mentre mi piace lasciare un commento, vi ricordo che nella descrizione del video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici youtuber. Mi raccomando, andate, iscrivetevi, attivate le campanelline, perché sono bravi, simpatici e ne vale veramente, ma veramente la pena. Detto questo, ragazzi, io vi rinnovo ancora una volta i miei auguri di serene feste, ragazzi, veramente, dal più profondo del cuore. Trascorrete delle feste meravigliose in compagnia delle persone, spero, che più amate. E niente, spero saranno giorni comunque di serenità, ecco, di tranquillità e serenità per tutti noi. Detto questo, ragazzi, io vi abbraccio forte, vi auguro una buona giornata o una buona serata a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando come sempre al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Sulsimmer. E non... Oh,